flusso è importantissimo anche da un punto di vista pedagogico. E scrive un romanzo pedagogico, che poi diventa un caposaldo della pedagogia, della filosofia contemporanea, che è l'Emilio, no? L'Emilio, si chiama Emilio, questo bimbo, e lui dà i nomi, no? Poi farà un altro romanzo che si chiama O la nuova Eloisa o Giulia, gli piace dare nomi alle cose e si parte dall'identità. Allora, qual è il presupposto? Perché oggi i bambini sono diventati egoisti, si comportano male, eccetera, dice Rousseau? Perché vivono in una società egoista dove ci si comporta male. Allora, com'è che possiamo salvare questi bambini? Riportandoli a vivere nello stato di natura. Allora, Emilio, a parte i primi 3 anni di cure materne, viene affidata alle cure di un educatore e questo educatore lo porta fuori dalla comunità, fuori dalla civiltà. Emilio quindi riprende contatto con cosa? Con la natura, con gli animali. E che tipo di pedagogia imposta l'educatore? Una pedagogia passiva. Cosa vuol dire passiva? Io con voi non sto attuando una pedagogia passiva. Io vi spiego Rousseau perché voi mi avete detto: professore, a noi ci interessa tanto, ce lo spiega per favore? No. Io vi dico: guardate, Rousseau, questa è la pedagogia invece in positiva, no? Positiva, non negativa. Rousseau è importante, ve lo spiego, fidatevi di me. Rousseau avrebbe detto: no, non si fa così. La natura crea bisogni, perché la natura mi fa venire fame, mi fa venire sete, mi incuriosisce delle cose, vedo libri, vedo cose, e allora il bambino domanderà. L'educatore non spiegherà niente al bambino che non sia chiesto dal bambino. Quando te una cosa la sai perché l'hai cercata, la sai perché l'hai chiesta, la sai perché avevi voglia di saperla, la sai molto di più. Quando una cosa invece ti è imposta, la vivi male. Quindi a Emilio non viene imposto niente. Emilio viene riportato nella società solo dopo che ha l'età della ragione e vive all'interno della società avendo una consapevolezza di sé molto più forte, no? Ci sono storie strane però, perché il figlio del custode dell'isola di Monte Cristo, una isola bellissima nell'arcipelago toscano, che è cresciuto nell'isola di Monte Cristo vedendo soltanto animali, ha avuto dei problemi enormi quando è rientrato in società. Il romanzo pedagogico L'Emilio è uno di quei romanzi che ha cambiato la storia della pedagogia, la storia dell'educazione. Negli anni 70 è stato ripreso tantissimo, anche nel XX secolo, da molti pedagogisti, perché Rousseau immagina una situazione utopica, no? Che non può esistere nella realtà, ma che possa diventare tendenza. Emilio è un fanciullo che cresce al ritmo più naturale possibile, seguendo i propri bisogni e le proprie inclinazioni, senza subire le pressioni esterne. Per far questo, quali sono i riferimenti? Uno, Emilio viene portato via dalla città, viene fatto crescere in campagna, perché in maniera tale che Emilio non abbia tutte quelle influenze cittadine che sono sovrastrutturate, che sono dettate non da esigenze naturali, ma da esigenze di un meccanismo sociale che è quello che si basa sul contratto sociale, cioè della classe più alta che crea questo tipo di bisogni, no? Faccio un esempio: mio figlio era uno che amava la campagna, andava a fare funghi, stava con gli animali, gli piaceva tantissimo, eccetera. Poi è iniziato il maledetto calcio, quindi, perché comunque per far parte di un determinato ambiente a una certa età, di volo, giochi a pallone, se non giochi a pallone perdi delle amicizie, perdi dei punti di riferimento, quindi studia 3 volte a settimana gli allenamenti, il sabato e la domenica gioca, in campagna non ci va più. E uno dice: ma è una scelta, non è una scelta. È un meccanismo sociale che ti stritola.
Allora, portarlo in un ambiente dove non esiste il calcio, dove non esiste la sovrastruttura, dove lui può crescere a un ritmo naturale, fuori dalla società. Perché? Perché l'animo umano è buono, non è corrotto, ma è la società che lo corrompe. Quindi cosa devo fare io? Portarlo fuori dalla società che è corrotta in maniera da rilanciare quest'animo umano. Vi torna? Allora, Emilio vive a fasi come tutti noi. 03, 312 e oltre 12, no? Dalli 03 cosa avrà Emilio? Cure materne, attenzione, perché comunque ha bisogno di essere curato e guidato. Tenete conto di una cosa, che il cucciolo d'uomo è quello che ci mette di più ad essere autonomo, no? È vero che noi ci consideriamo i migliori della natura, i più bravi, eccetera, però un gattino dopo 2 mesi vola su muri, un bimbo dopo 2 mesi è sempre lì che fa le smorfie e è incapace di tutto, lo devi cambiare, se la fa addosso, quindi non c'è questa autonomia, quindi c'è questo bisogno di cura materna e di amore. Perché la cura materna avvenuta in campagna, che avviene fuori dalla società, diventa una cura d'amore, dove nel latte materno il bambino trova l'amore materno, trova il calore, trova un senso nella vita. Dai 3 a 12 anni Emilio avrà degli educatori che gli daranno degli stimoli, ma prevalentemente questo meccanismo degli stimoli è un meccanismo passivo, cioè si cerca non tanto di dire ad Emilio cosa fare, ma si fanno delle proposte, si cerca di rispondere a dei bisogni di Emilio mettendoci in un'ottica di passività, no? Noi abbiamo il concetto dell'educatore come essere attivo. L'educatore è quello che arriva, che spiega, che mi fa fare un gioco, che mi fa divertire, che mi spiega cosa devo studiare. Quindi io mi metto passivo e dico: studio Rousseau perché me l'ha detto già il Giannini, faccio questo esercizio agli allenamenti perché me l'ha detto l'allenatore, vado a fare animazione l'estate, faccio questo gioco perché l'animatore ha preparato questo gioco per me. Invece Rousseau dice di rovesciare tutto questo, metterci in una posizione d'attesa molto più lunga e rispondere ai bisogni del bambino, e scopriremo dei bisogni naturali che noi abbiamo perso. Poi da 12 a 14 anni inizia il periodo dell'inclinazione sessuale, fino a che Emilio non arriva a avere il bisogno di costruire una relazione e arriva al matrimonio. Quindi un percorso di romanzo dove l'educazione è prevalentemente passiva, cioè l'educatore si pone in una posizione passiva rispetto al bisogno del bambino e non è l'educatore ad essere attivo nella proposta. Tutto questo per ricreare quell'educazione naturale, quel bisogno di scoprire interiormente i propri bisogni senza che siano gli altri a dirmi di cosa ho bisogno, no? C'è una bellissima gag della smorfia, Gennaro, conosci? Come si fa a vivere senza la smorfia? Era il trio contro Easy, no? Lello Arena e il terzo, non mi ricordo come si chiama il nome, e c'era Troisi, napoletano, in casa, e arriva un sociologo di Milano che gli dice: è vero che voi avete bisogno di questo? Lui dice: no, ma che ne sapete voi dei vostri problemi? Che noi l'abbiamo studiato, all'università ci hanno detto che c'è bisogno di questo, è vero che voi avete bisogno di questo? Lui dice: ma cosa devo? Sì, no, cioè che ne sapete voi dei vostri problemi? Una gag meravigliosa. Ecco, con i ragazzi, con i giovani, gli educatori si comportano spesso, anch'io, come dire: che ne sapete voi dei vostri problemi? Ve lo dico io di cosa avete bisogno. Avete bisogno di Rousseau, di Kant, di Hegel, dosi di filosofia, dosi di storia, e starete meglio. E nessuno ascolta il bisogno reale. La pedagogia di Rousseau, però, è una pedagogia che ha una, non un difetto, una caratteristica, parte dal presupposto che l'uomo sia un essere buono.
Io non ho tutta questa convinzione, a parte che nessuno dice mai l'essere buono, dice tendenzialmente buono per rispondere ad Hobbes. Nell'uomo io non credo che questa dimensione della pietas sia così spinta in maniera molto più forte rispetto all'amor di sé o all'amore egoistico che Rousseau riconosce come elemento secondario. Secondo me sì, si equivalgono, quindi un'educazione che sia soltanto una risposta a bisogni rischia di essere estremamente dispersiva. Però allo stesso tempo Rousseau ci invita a una dimensione di ascolto attivo, no? Io che ho fatto l'animatore con i bambini, quando facevo il clown, io ero un animatore che rispondeva alla mia dimensione attiva, cioè ero io a fare la proposta, ma quando ho fatto Centri Estivi, grazie anche alla lettura di Rousseau, io ho cercato di fare delle cose dove io potevo mettermi in una posizione passiva e ascoltare i bisogni dei ragazzi, no? Per esempio un gioco che io facevo a Centri Estivi, un gioco enorme che durava per 5 settimane, era la città, no? I bimbi arrivavano e c'era un documento di identità, si iscrivevano al collocamento, al lavoro, falegname, banca, giornalismo, e dovevano produrre. Il giornalista scriveva al giornale del Centro Estivo e diceva: lei si è messa a lui, lei si è lasciato, cioè le notizie di cronaca, si sono picchiati, hanno mandato l'animatore a quel paese, eccetera. Si faceva il TG, i falegname in Ria si producevano dei pezzi, alla fine ognuno riscuoteva dei soldi, la moneta ufficiale erano i vaini. E con i vaini te potevi andare al bar, c'era comprato noi delle cose, comprare la Coca-Cola, cioè poi andavi in banca, versavi sul conto, e poi c'erano le elezioni, il consiglio comunale, il sindaco, la giunta, che dovevano decidere non di cose più alte di loro, dovevano decidere davvero cosa si fa a chi corre sul muretto al mare, 5 vaini di multa, cioè i vigili erano sempre i più casinisti, diventavano impietosi, il cameriere eccetera. A quel punto ogni tanto, io che ero il coordinatore di tutto questo, prendevo gli educatori, si faceva la riunione e noi avevamo una sensazione, si poteva anche andare via. Una volta che te avevi innescato il meccanismo, i ragazzi si muovevano in modo naturale. Ovviamente Rousseau non sarebbe stato d'accordo, perché io avrei imitato una città che è già corrotta, no? Non sarebbe stata l'educazione naturale della campagna, eccetera. Però è un meccanismo di potenza, perché voi dovete, cioè, inizialmente la vita del bambino, ritornando all'inizio, cos'è? È ordine o caos? È caos. Pensate, avete i fratellini. Pensate alla vostra cameretta, quella di mio figlio, nei primi 3 anni di vita. Caos. Quando è che il bimbo rimette a posto i giochi? Quando il genitore gli va a rompere le scatole e gli dice: metti a posto i giochi. Se te dai delle Lego, gioco meraviglioso, ai bimbi, non fanno mai casine, trenini, vanno... cose a caso bellissime, meravigliose, perché rispondono ai loro bisogni interiori. Poi purtroppo arriva l'educatore castrante e dice: guarda che si mette così, c'è il tettino, la casina, eccetera, e rovinano il gioco, no? Cioè, no, lo spazio che dice Rousseau è: lasciamoli giocare, seguiamo la loro inclinazione, non imponiamo un nostro modello, no? Io sono convinto di una cosa, perché io Rousseau non è che dico: ah, prendiamolo lui, è un pedagogista del Settecento, è passata acqua sotto ponti, e quindi bisogna puntare anche altri sui modelli, ma ci ha dato comunque dell'input. Io sono convinto di una cosa, che la vera rivoluzione pedagogica verrà fatta quando le maestre delle elementari si renderanno conto di una cosa, che i tetti rossi non ci sono. Perché è incredibile, cioè, oltretutto dici, no? Al bimbo, il bimbo fa una casa, la fa come gli pare, fa un tetto enorme, una finestrina piccina, l'omino più grosso della casa, è un cubista, è Picasso. Picasso andò da bimbi delle elementari e gli disse: guardate che io da piccolo disegnavo come un grande pittore, perché qua di Picasso quando aveva 6 anni sono meravigliosi, ci ho messo una vita a smettere di fare quelle cavolate e a dipingere come voi.
il cubismo. Il cubismo è la prospettiva come mi pare a me. Vedo l'uomo più grande della casa, arriva l'insegnante castrante, no. Però poi dice, ti vuol portare a un principio di realtà, il che è già brutto. No, ti porta a un principio di realtà che neppure esiste. Perché le case all'elementare, non so perché, sono tutte gialle, le persiane verdi, il tetto rosso. Ma perché? Non ce n'è una, no? Se vai a fare un giro, mi trovate una casa un tetto rosso, ce n'è una lì, ma ce ne sarà tre a Livorno. Si sono fissati con i tetti rossi. Quindi non è nemmeno vero che, non seguendo l'educazione naturale, poi, e stando sul principio di realtà, si facciano cose buone. Cioè,